Sì, come diceva adesso Bertolè, noi consideriamo questa una questione prioritaria, perché la questione della legalità, della lotta alla mafia in questo paese è una questione che riguarda la democrazia. Faccio solo un esempio: quando miliardi di euro vengono riconvertiti, riciclati dalle mafie nei circuiti legali dell'economia, è evidente che questo mette in discussione principi fondamentali della democrazia e della convivenza. E io credo che però sia un segno importante il fatto, era già stato fatto a Roma, l'abbiamo rifatto oggi, di mettere questo tra i temi prioritari, perché è un tema prioritario quello della lotta alla mafia, e va detto in un momento in cui si fa molta confusione e in cui chi dovrebbe al governo fare la lotta alla mafia ci sta spiegando che i problemi veri sono la sicurezza, e traduce il tema sicurezza in lotta all'immigrazione, in, come succede col decreto Salvini, lotta ai posteggiatori abusivi, lotta ai questuanti. Si considera sempre la sicurezza come qualcosa che si ottiene infierendo sui più deboli e cercando di cancellare i più deboli dai poveri, da questa società, di mettere i deboli in contrapposizione a chi è ancora più debole di loro, e si trascura completamente il tema della lotta alla mafia. Nel decreto sicurezza non c'è una riga che dice come si vuole fare per combattere le mafie, e i proclami che dicono che tra 3 mesi la mafia sarà tolta dallo scenario in questo paese sono proclami dannosi, soprattutto sono proclami dannosi se poi si fanno cose come quelle che sono state fatte in questi ultimi mesi, si riprendono i condoni e soprattutto si fa una cosa grave. Si alza con la legge di bilancio a 150.000 euro la soglia al di sotto della quale non è necessario fare gare d'appalto per assegnare appunto lavori e servizi. Questo vuol dire che il 90% degli appalti di questo paese non saranno più sottoposti a gara. Si torna indietro. Si torna dove eravamo prima, si torna a una situazione in cui la corruzione ha sicuramente favorito le mafie, e favorito le mafie in gran parte dentro la pubblica amministrazione, proprio utilizzando la possibilità degli affidamenti diretti per favorire questo o quello, e in questo settore, su questo terreno, le mafie hanno, come certo tutti sappiamo, hanno agio di crescere e rafforzarsi. Ne parliamo a Milano, ne parliamo in Lombardia e ne parliamo in un luogo in cui, come ha detto la relazione della Commissione, conclusiva della Commissione Antimafia nella scorsa legislatura, non ci sono infiltrazioni mafiose. L'Ndrangheta è insediata su questi territori. Sta dentro i nostri territori, si è insediata nei nostri territori, dobbiamo fare i conti, aggredisce l'economia legale, cerca di stare lì facendosi vedere il meno possibile per condizionare le imprese, prendersi pezzi interi di economia legale. Questo è molto pericoloso, il fatto che ci sia un governo che non considera questa una priorità, che non parla di questo, io credo che sia pericoloso. Nella scorsa legislatura la Commissione Antimafia ci ha aiutato a fare questo lavoro Nando Dalla Chiesa, che ha fatto un lavoro importante con l'università di ricerca e che ha fatto capire al Paese, non solo alla Commissione Antimafia, quanto è radicata, quanto è preoccupante la presenza della 'Ndrangheta e delle mafie al nord. E quindi abbiamo chiesto a Nando di venire a fare una lezione breve per quello che può fare e raccontare in pochi minuti però il senso di un ragionamento, il senso di un quadro che è stato ricostruito e che dice la mafia c'è, non la si vede, sta bene attenta a evitare di
farsi vedere, di usare la violenza se proprio non è necessaria, proprio perché ha bisogno di passare sottoterra, perché intanto la politica si occupa di quello che si vede, di quello di cui si vuole occupare, ma la mafia c'è, è preoccupante, è pericolosa. Io adesso do la parola a Nando per questa breve prolusione. Grazie Nando.